Se mi è consentito, è sicuramente il progetto più bello e anche quello più atteso. È uno straordinario modo per accedere a queste parti alte del nostro territorio, però una volta che arrivi cosa succede? Abbiamo creato gli strumenti per migliorare tutte le piste, quindi per mettere in campo le nuove seggiovie, e abbiamo creato quella sorta di momento anche di aggregazione utile a coccolare chi vuole andare in questi posti, perché comunque l'attrazione diventa un modo adeguato per mettere in campo la piscina coperta, il palaghiaccio, mettere in campo il centro fitness, l'attività di bob, cioè sotto una serie di condizioni nuove, perché quell'area è strategica all'idea di rinascere del turismo invernale in Calabria, in questa parte di territorio, così come abbiamo fatto per quanto riguarda Camigliatello insieme a tutto l'Interland della zona di Lorica, dove anche lì abbiamo finanziato le nuove seggiovie e i nuovi impianti di risalita. Comincia a dare dei risultati concreti. Poter usufruire di una stazione significa al servizio proprio dell'aeroporto, significa naturalmente anche al servizio delle altre utenze, significa poter garantire un accesso più agevole, soprattutto per gli utenti messinesi che spesso si trovano a dover superare questo handicap di collegamenti, e poi da questa struttura, dalla struttura ferroviaria, garantire l'accesso all'aeroporto con una navetta che la sua è messa a disposizione. Per noi è un obiettivo importante e naturalmente verrà implementato. Sì, Interwork è un progetto che si occupa di orientamento al lavoro, non alla formazione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi delle ultime classi e le scuole medie superiori verso il mercato del lavoro, verso ciò che li aspetta, creando delle concrete opportunità di esperienza lavorativa e quindi capire che cos'è il lavoro e come bisogna cercarlo. Questa attività è un'attività sperimentale perché è un nuovo modo, un nuovo modello di fare orientamento sul campo. Un finanziamento di 4 milioni di euro per mettere in campo dei bandi che vanno ovviamente in questa direzione, un'attenzione da parte dell'assessore dell'agricoltura, l'assessore Michele Trematerra, del dipartimento. Queste risorse in parte vanno appunto agli agricoltori, in parte vanno ai produttori. La novità vera di questi bandi, che per la prima volta si guarda anche a chi ovviamente fa una serie di produzioni, quindi si stimola questo tipo di prodotti e quindi si dà un incentivo e una capacità ovviamente di guardare con attenzione una grande risorsa, qual è quella del bergamotto. La mostra nasce come attività propedeutica a un convegno che terremo più in là, perché quest'anno ricorrono i 400 anni dalla sua nascita. E Mattia Preti infatti nasce a Taverna il 14 febbraio del 1613. Da qui l'avvio di una serie di manifestazioni in suo onore, perché è il più importante artista calabrese che si ricordi, è chiamato infatti il Cavaliere Calabrese. Ambientazione di tipo fantasy, narra la storia di un mondo nel quale esistono dei draghi, come in tutti i buoni fantasy, e però i governanti ritengono che questi draghi siano mostri rispetto ai quali bisogna trovare un sistema definitivo da cui emanciparsi, e per questo inventano dei cavalieri che al posto della pelle hanno un'armatura d'acciaio. E questa armatura d'acciaio quello che fa è distruggerli come uomini. La venuta di un bambino, che appunto è Abelis, fa cadere questo mondo e fa tornare alla normalità.